Non ci ha pensato su due volte, ha usato l'istinto e il cuore. Si chiama Emilio Pisco ed ha salvato la vita di una bambina di 2 anni, Rosa. Il giovane lavora come autista di ambulanze, gli angeli del soccorso di Villaricca. Mercoledì sera, dopo aver ritirato l'automezzo dal meccanico, insieme ad un collega stava facendo ritorno in sede. All'improvviso, nei pressi del cimitero di Villaricca, è stato bloccato da un uomo che chiedeva aiuto. La moglie aveva la figlioletta tra le braccia, priva di sensi. Mi trovavo sulla circonvallazione esterna all'altezza di Villaricca, stavo rientrando in ufficio con il mezzo ritirato dalla manutenzione e mi sono trovato da fianco all'ambulanza del 118 impegnata in un soccorso stradale. Alla rotonda successiva ho trovato una coppia straniera con una bambina priva di sensi in braccio che subito mi è venuto vicino cercando aiuto. Ero impossibilitato a tornare indietro verso l'ambulanza del 118 Per il per il traffico. traffico che si era creato per l'incidente e ho pensato subito di portarla in emergenza all'ospedale, visto che la bambina, essendo molto piccola, essendo priva di sensi, non riusciva a Quanti anni ha la bambina? su per giù 2 anni, non so precisamente, però su per giù quell'età lì. È una famiglia del campo Roma, quello lì Sì, attrezzato, della zona Asi di Giuliano. nella zona di Sito in Giuggiano si dovrebbe Lei essere. era con l'automezzo, l'aveva portato dal meccanico, Ritirando dal meccanico e portandolo in quindi ufficio. non c'era medico a bordo. No, non c'era medico a bordo, avevamo solo l'autista e soccorritore che nel caos che si è successo, purtroppo perché comunque c'era spavento per la bambina dichiarata già morta dalla madre, non abbiamo avuto né il tempo, né il materiale, né il Era logico. cianotica la Sì, bambina. di colorito molto molto scuro, che non abbiamo né avuto né il tempo né il pratico né Quindi l'ha portata in ospedale a San Giuliano di emergenza, sì, Giuliano e San cosa è Giuliano. successo? E subito l'hanno tentata di rianimare attraverso il massaggio cardiaco e l'insufflazione, poi è passata dalla sala rianimazione e fortunatamente si è salvata. Si è salvata. I genitori cosa le hanno detto? Mi hanno ringraziato dicendo che era un gesto, un segnale divino per loro che io mi trovassi lì proprio lì in quel momento. Ora diciamo l'ordinanza non prevede quello che ho fatto io, però in quel caso, particolare caso, ho seguito più l'istinto che la procedura. È quello che mi suggerì per cuore di fare.